Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Jurassic World The Game. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E se volete sapere perché porto questi occhiali, andate a vedere il video di Monopoly Go, mi raccomando. Allora, ragazzotti, ragazzotti, oggi su Monopoly Go, intanto, volevo ricordarvi che c'è l'evento giurassico, quindi ci stanno i dinosauri anche su Monopoly Go in pratica. Un po' fossilizzati, ma ci stanno. Allora, andiamo a fare le solite cose. Ho cominciato a fare un pezzettino in più piano piano, ovviamente sta caricando Monopoly, quindi c'è un pochino di lags e poi c'è da solo un po' di ritardo nel caricare le immaginine. Ok, andiamoci a prendere i nostri bellissimi bustini Misterioso VIP, anche la seconda. Ed ecco la nostra seconda bustina, bella pronta, Misterioso VIP sempre, Dino dollari per noi, soldini, ciccia. Ovviamente ho fatto lo scambio solito ciccia monete. E voilà, intanto abbiamo fatto un po' di aumento. Ho rischiato anche parecchio perché ero a 13 milioni. Sono arrivato a 7 milioni per fare le preparazioni degli eventi di oggi. In realtà volevo andare a vedere anche una cosa, perché ovviamente mi avete detto Mordug. In realtà nel mercato, nelle offerte, anzi, dove stanno le offerte? Me sono perso, è qua su GV. Tu non devi guardare queste. Io, Madonna, chi è sto coso? Iudonte, enorme. Non devi guardare queste di offerte, Monrug. Devi guardare quelle lì che stanno sotto. Offerta 1, offerta 2. Offerta 1, fossile frammentato. Offerta 2, brachiosauro 150.000. Che durerà ancora 16 ore. E qui 3,55 durerà ancora 16 ore. Quindi, in pratica, che poi sono quelle incrementali. Nel senso, prendete la prima, potete prendere la seconda, potete prendere la terza, potete prendere la quarta, ok? Quindi è la stessa cosa qua, prendete la prima, sbloccate la seconda, sbloccate la terza, sbloccate la quarta, ok? Quindi sono eventi, diciamo, a sblocco. Però in questo caso mi avete detto, guardate qui perché ci potrebbe stare l'oro puro plus in offerta a 9.000. Quindi speriamo che capiterà pure a noi. Andiamoci a prendere la robina qua, apri tre pacchetti che ovviamente non ci porta a andare avanti con il pass. Finché non arriva la roba settimanale non ci abbiamo niente. Bustina 24 ore, nessun dinosauro. Vedo un giro in mongolfiera fra le nuvole, va bene. Ce lo facciamo bastare. 260 GV. Allora, ho messo a fare l'Imno Rinco perché l'ho fuso ieri pomeriggio. E ne ho due adesso. Ovviamente è comune, ovviamente non costa tanto. Ovviamente lo voglio alzare perché voglio avere anche un comune interessante, anche per gli eventi quelli lì dove richiedono dinosauri piccoli, è molto simpatico. Mi piace, dice tentativo evolvi 2 ore, ma mi serve l'altro, va bene. Ok, proseguiamo. Abbiamo intanto qua ottieni, sono ancora i pezzettini per dopo, che dovrebbero essere questi 5 argenti che me li sto tenendo. Devo andare ad aprire questo. Vedete, mi stavo a scordare qualcosa di importante. Questi l'ho fatti oggi, quindi sono nuovi, sono per domani. Ok, 4 per DNA, quindi non abbiamo trovato il dinosauro. Però intanto abbiamo fatto 40.200 di DNA. Qua c'è lo Pteranodonte Gen 2 e lo Platecarpo. Allora, visto che tanto oggi non è che a 10.000 ci arriviamo, vai così. Ricarichiamo 10 bigliettini qua perché potremmo trovare comunque robina buona. Ok, si va avanti. Allora, avevo messo a fare diversi dinosauri che abbiamo già levato. Finalmente sto benedetto coso è completato. Alleluia. Il Diplocheraspis, che prima l'abbiamo utilizzato un par di volte come sacrificio. Costa tantissimo, porca miseria, a potenziarlos. E direi di fare evolvi. E lo mettiamo ad evolvere, tanto dura 1 ora e 17. Codice Owen, dai, proviamone a fare uno, dai. Sono un po' di giorni e non facciamo codice Owen. Infatti c'ho meno punticini di quello che mi interessava. Bim, bam, badum, badam e badam. Ok. Allora. 1, 2, 3, 4 e 5. Per ora abbastanza semplici. A parte che non è un dinosauro importante, quindi è... No, ho sbagliato! Porca miseria, ho sbagliato. Ok. Diciamo bene, per modo di dire. Io quello non lo sopporto quel coso. Mi sbaglio sempre, non so perché. Pam, 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 pam. Vabbè, questo era facile, molto facile. AV. Ok, ultimo. Vabbè, questo è quello fatto a... cosa? Si chiama cupola. Molto easy. Ci portiamo a casa 5 di quello. Ale. Allora, altra cosa importante, oggi posso andare finalmente avanti con la storia. Perfetto.
Abbiamo levato finalmente quel coso. Prendiamo un po' di dindini e un po' di exp. Vediamo un po' la prossima mission cosa ci dice. Possiedi 5 pterosauri al 31. Mannaggia la miseria, quindi devo potenziare quel pterosauro che ho messo mo. Posiziona un pterosauro leggendario che si è appena schiuso, quindi devo avere uno pterosauro leggendario. Allora, c'ho gli scafognato. Posso mettere a fare uno scafognato. Dai, mettiamo a fare uno scafognato. Non giustamente su quelli piccoli, ma su questi grandi, così occupiamo meno spazio per l'altra roba. Anzi, scafognato dovrebbe essere anche abbastanza veloce. Quindi, uno scafognato, perché deve essere leggendario. Ok, e per andare avanti velocemente nella storia metterò anche gli altri ptero di quelli lì che stavo potenziando. Così intanto uno al 31 lo possiamo fare. Scafognato ce n'ho qualcuno? Non ce n'ho nessuno. Fammi vedere se c'è qualche altro ptero strano che magari posso mettere a fare. No, mi sembrano tutti così grossi. Casomai farò uno dei piccolini off camera, mi metterò de punta e me lo faccio. Intanto questo è il leggendario, che ci serve fallo. E a sto punto facciamo così. Mercato, tutte le creature, pterosauri. Vai così. E l'aereo titano, ce l'abbiamo uno al massimo a 10, non conviene. La lanca, ne abbiamo 5 col 40, sicuramente farò la lanca. E il tropeognato, ne ho uno a livello 20. Ecco, pure il tropeognato, carino. Potrei azzardare pure questi piccoli. Il zucariptero ce n'ho altri. Ce n'ho altri, potrei anche fondere il zucariptero. Però volevo fare l'imnorinco o il pelagianipterips. L'imnorinterips ce n'ho uno a livello 20. Se ne faccio un altro a livello 20 potrebbe essere buono. Questo ce n'ho uno a livello 30. Il problema è fare a livello 31 vuol dire che devo fare un 40. Allora, diciamo che c'è un po' di problematica. Però intanto il pelagianipterips lo devo continuare a potenziare. L'imnorinco lo devo continuare a potenziare. A sto punto continuiamo a fare il pelagianipterips. E quanto ci mette? 1 ora e 46. E a sto punto stessa cosa per i Caripterix. Dai, cerchiamo di pomparci un pochino. Pterosauri. E riandiamo dal Pericaripterix. Anche perché Pericaripterix conta come comune. Quindi un bel comune cicciotto, non dispiace. Allora, andiamo avanti. Ovviamente il pezzo di storia è da fare in giorni. Quindi posso recuperare tutti i dindi che voglio. Andiamo a fare bra. Olè. Anche perché oggi i soldi ci servono, perché gli eventi di oggi, ce n'è stato uno che ieri da 14 milioni mi ha mandato a 8 milioni, perché ci stava un milione a missione. Quindi per prepararmi quelli di oggi è stato un problema. Chi è questo? Non è leggendario, possiamo giocare. Facciamocene uno. Ale, come piace a noi. Siamo pronti? Dov'è? Bra, 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 bra e bra. Più o meno alla stessa difficoltà di quell'altro. Non siamo proprio nei guai. La, 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 la e la. Ok, perfetto. Vai così. Stavolta non mi freghi. Ok, molto preciso sono stato, stranamente. E voilà. Pam, 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 pam. Niente male. Ok, questo è un po' più complesso, fatto. Perfect, guarda quel bellissimo suono del perfetto. 50 DNA, 220 di esperienza e 5 per fare il fusion del pterosauro. Ok, diamoci questi 18 qua. Intanto ci stanno un sacco di missioni boss bloccate, che piano piano sbloccheremo. Allora, andiamo avanti. Ci abbiamo... No, non ho messo a fare la ciccia ieri. Ah, bravo Mordug. Ricordiamoci le cose. Intanto quello del DNA sta per salire di livello. Tanta roba. Oh, mazza qua, l'ho lasciati tutti però. Ok, prendiamoli prima che mi scordo. Non c'ho più spazio manco per la roba. Va bene. Allora qua non c'è nulla di nuovo. Quello è ancora quello argentato di prima. Livello battaglia. Abbiamo un sacco di roba da fa. Abbiamo un bronzo. Abbiamo spostamento glaciale portato up, sotto la superficie portato up, scontro tra campioni portato up e questo carri blindati che durava 3 giorni che probabilmente me lo mangio oggi perché è enorme, è molto grande la bustina, è quella da 1150 DNA e dovrebbe dare pure diversi GV, quindi è buona. È stata una faticaccia da portare up perché guardate i dinosauri a che livello stanno, sono 3 erbivori però guardate la vita e l'attacco, bestiali.
Ok, allora io inizierei con intanto vedere il VIP com'è. Perché è bronzo. Ok, madò, pure bronzo è enorme. Sono pazzi questi. Vabbè, allora è erbivoro. Ci possiamo andare con un Indominus di questa dimensione. Volanti, tropeocottero e pterodattilo. Dovremmo riuscirci ipoteticamente. Con grande calma. Più o meno sulla stessa media. Ok. Oggi cercherò di non sprecare soldi. Quindi se vedo le brutte vado sul sicuro, raga, oggi con le battaglie. Allora, scambio 800 potrebbe attaccare. Non attacca. Quindi noi andiamo con la solita nostra simpatica scelta di 1-1. Sperando che faccia armor, così noi andiamo in vantaggio di 1. Ok, se rifà il change andiamo in vantaggio. Perfetto. Non attacca, anche se abbiamo il vantaggio a un 1 da parte comunque. Mo gli tiriamo una crocca infinita con l'Indominus, gli tiriamo un 3. Ok. Ha messo una difesa, ovviamente. Quindi non ha preso un grosso vantaggio, però lui con due attacchi l'Indominus ovviamente me lo butta giù. Con 2? 8 sì, con 2. Quindi c'ha uno in difesa. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di buono. Uno in difesa, noi attacchiamo tre e uno da parte che va a finire sullo pterodattilo. Voilà. E ci siamo. Diciamo che la stiamo gestendo discretamente, non benissimo. Potrebbe attaccare peso, bene. Oh, giustamente rimane vivo perché ha il vantaggio del raddoppio. Bra! Non serviva manco lo ptero. Va bene. E una ce la leviamo con grande tranquillità. Vai così. Ricompensa bronzo, 23.000 di ciccia, 23.000 di ciccia, 230 di DNA. E abbiamo il colasugo. Che non è che ci dispiace perché farne tanti dà un sacco di soldi. Ok. Allora, andiamo avanti. Abbiamo evento, abbiamo lo spostamento glaciale. Il sotto alla superficie abbiamo detto scontro tra campioni e carri blindati. Io vorrei andare bello pesante con carri blindati. Per essere sicuro di portarmelo a casa. Anche perché sono giganti, quindi io devo andare con i giganti. Per forza di cose. Magari non giganti giganti, posso fare mezzo e mezzo. No, per forza. Magari non mi porto l'Indominus. Però loro sono sempre comunque belli grossi. Più che altro è la vita che mi preoccupa. Allora, facciamo così. Iniziamo con un medio. Tanto lui non cambiano. Se no posso fare ancora meglio. Ovviamente devo mettere un dinosauro carnivoro che abbia tanta vita. Quindi vado di Giganotosauro Gen. Quindi non mi serve per fare la kill, ma mi serve per reggere uno o due colpi. Anche se potevo andare pure da Langa. Vediamo un po', andiamo da Langa che almeno c'ha un po' d'attacco. Se volessi attaccare ce l'ho. E andiamo poi di Eco. E rischiamo col concavenator o andiamo di Indominus? No, andiamo di concavenator. Dai, così un Indominus ce lo teniamo se dovesse servire per qualcosa di più grande. Mi sembra gli altri 20 però non hanno dinosauri grossi. Quindi risparmiamo un po'. Ok. In pratica così è come se stessimo a paro con il nostro avversario. Tranne per la quantità di vita. Il mio avversario con due attacchi potrebbe eliminarmi. Ovviamente. Dipende cosa vuole fare. No. Quindi ci dà un grosso vantaggio. Perfetto, noi siamo a 3, lui mette uno da parte, c'ha 3 pure lui, non penso attacchi 3, sarebbe molto sconveniente, infatti non attacca. Noi possiamo fare 4 e andare di 2 difese, giusto per, ok, qui adesso è un 4, potrebbe attaccarmi ovviamente, vediamo un po' cosa fa, attacca 4, mi muore, per ovvie ragioni, e in questa maniera lui dovrebbe essere pulito. 1, 2 e posso fare un 3, 3. Così se gli viene in mente di attaccarmi, Ego è tranquillo. Ok. Vediamo un po', non attacca. Quindi potrebbe difendere pieno. 1, 2, 3, 4 e 3 da parte. Ok, eliminato. Ovviamente adesso c'ha potenziamento. Ego verrà distrutto, sicuro. 100-100 con 6 attacchi, te pare? Sbra, eccolo. E con Concavenator tira il colpo finale. Vai così.
Ottimo. E così abbiamo risparmiato un dinosauro big. Abbiamo usato una langa. Bene. Ci piace. Portata a casa anche questa. Molto tranquillamente. Ormai ci sto prendendo il ritmo. Carri blindati. Pacchetto carri blindati. 1150 DNA. Oddio, ma quello mi sembra piccolo, qualcosa dietro. No, dimmi che non mi ha dato un comune. 230.000. 116.000 e un anchilosauro. In realtà mi serve per fare una fusion. Quindi un anchilosauro più grosso è buono. 250 GV. Secondo me pensavo un po' di più, se devo dirla tutta, perché comunque costava quell'evento, mannaggia. Poi ci abbiamo, abbiamo detto, doppio evento terremoto, di cui uno costa veramente tanto. Però prima andiamo su scontro dei campioni, che ugualmente sono molto grossi. Quindi ho fatto bene a mantenermi i dinosauri importanti, perché qua se tocca combatti in maniera pesa. Allora, la nostra problematica è sempre la stessa. Ci manca l'optero importante. E compenseremo ovviamente con un monostegodopo mega erbivoro e andremo belli cattivi. Questo costa 300.000, quindi non è ancora un evento costoso. Però richiede dei dinosauri enormi. Ok, uno da parte. Cominciamo a fare il gioco. Indominus Rex, ovviamente con due attacchi non mi puoi eliminare. E attacca due. Va bene. Io non capisco perché questi grossi ti fanno sempre iper aggressivi. Comunque Indominus Rex 2 è bello uguale, posso dirlo? Allora, intanto con tre attacchi va giù. Quindi il mio mastodonto, sfortunatamente o fortunatamente, se ne va. La mia problematica è che ho fatto un grosso sbaglio, perché pensavo facesse il change. E ho messo l'erbivoro come secondo. Quindi abbiamo una problematica. Potrei fare, ovviamente, change e attaccare due. Però potrebbe essere un rischio. Quindi io provo a fare il change e armor pass. Se lui tenta di fare il change, dovremmo avere vantaggio. Non fa il change. Ha provato ad attaccare. Sempre molto aggressivi, non so perché. Con due, quindi ha uno in difesa ipoteticamente. Devo attaccare almeno tre. Ok, no, ha dato tutto all'anfibio, che ovviamente adesso ci avrà vantaggio su di noi, anche in maniera estrema. Cioè, lui adesso dovrà attaccare tre, ovviamente. Ok. Vai così. E il nostro bellissimo monostegodopo che serve, hai visto, alla fine è servito. Ce lo portiamo a casa, il culasauro. Che poi dovrebbe essere la fusion del culasugo, quello, no? Quello con la faccia più tonda. Voilà. Altro evento con, non dico grande tranquillità, però ci siamo andati. Campioni. La campioni non dà tanta roba. Io non capisco perché è così difficile da fare. 46.000, 23.000 e un zeggiangoptero. Io i zeggiangoptero li sto scambiando ormai. Li scambio, come avete detto voi, giù nella valle. No, però in realtà danno veramente poco, quindi non so se è il caso di scambiarli. Siamo a 14 su 25 per lo scontro tra titani, quindi stiamo andando a velocità estrema. E abbiamo due terremoti perché abbiamo spostamento glaciale sotto la superficie. Quindi abbiamo sintetocerato, io mi ricordo di averlo sbloccato, però stranamente me lo dà di nuovo come terremoto. E sotto la superficie mi dà lo Xipactinus, che non mi ricordo se ce l'ho sinceramente. Infatti io vorrei fare una cosa, però non me lo fa vedere, mannaggia la miseria, da qua. E vai a capire, sinceramente non lo so, è strana come cosa. Però me lo sono portati avanti. Quindi andiamo a farci queste due battaglie, sono comunque abbastanza chiozzi. Il Gastornis è bellissimo, lo devo dire ormai, è proprio bello. La problematica è che ha veramente poca vita. Ha tanto attacco ma pochissima vita. Con il ghiacciolino ovviamente dobbiamo andare con contro l'erbivoro. Quindi è debole a grotta, quindi ci possiamo andare col titano boa, che più o meno sta allo stesso livello. E l'erbivoro ghiacciolino, diciamo che non siamo messi proprio bene con alcuni di questi dinosauri. Potrei perdere facilmente per la quantità di vita. Allora, me la rischio col Gastornis. Anche se forse è meglio l'Indro, perché c'ha leggermente più vita. Vabbè, facciamo così. Se perdo, me perdo un milione. Quindi sapete che vi dico, ma quasi quasi vado 100-100 sicuro. Quasi quasi me vado di cattiveria e me porto uno con la vita tanta. Oppure faccio così, dai. Partiamo con lui. Tanto dopo mi serve uno dei grossi. Me porto il gigantesco Ienodonte. Ok, e l'entelodonte l'andiamo a combattere con un rinoceronte lanoso. Va bene, dai, belli aggressivi.
Allora, ovviamente avendo 368 potrebbe essere a rischio attacco molto facilmente, specialmente col change. Il nostro Gastornis, poi vediamo che fa l'avversario. Cambiodino, se ci attacca secco uno potrebbe buttarlo giù. Non attacca fortunatamente. E noi facciamo il nostro bellissimo change e facciamo sempre l'1-1. Fai armor, bene. Quindi abbiamo preso uno di vantaggio. 2-2. Se fa scambiodino di nuovo, ripeto, abbiamo sempre il suo vantaggio. Se fa uno, abbiamo vantaggio pieno. Attacco uno, perfetto. Quindi adesso noi andiamo a fare il nostro scambio, a prendere il nostro rinoceronte lanoso e con due attacchini lo buttiamo giù. Ci mettiamo uno da parte, quindi il rinoceronte lanoso morirà malamente, che l'avversario ha tre attacchi e penso che attaccherà tutti e tre, perché sennò non me lo elimina. Quindi attacca tre, perfetto. Voilà. Altro piccolo attacchino portato a casa per noi. Ci piace. 5. 5. Level 518. Con due attacchi lo buttiamo giù. Ciao Gastorni, se hai fatto il tuo dovere. Voilà. E ovviamente penso che questo sarcastodonte, questa specie di puzzola a quattro zampe mischiata a una iena, ci attaccherà pieno. A pieno no, ci è tenuto uno in difesa. Ienodonte gigante, facci sognare, guarda che bello. Voilà, aggressivissimo. E là, due morsetti e ciaone al tasso. Ok. Sinteto cerato, io mi ricordo di averlo sbloccato già. Però, vedremo. 460, 100 dino dollari, arriviamo a 7.700, tanto sti geni li sto usando, quindi ritorniamo sempre a 7.500, vedrete. Sinteto cerato 325-650 GV. Torniamo a 5.700. Ricompensa sbloccata. Spostamento glaciare sinteto cerato. E ora è disponibile nel mercato. Quindi non comprendo. Ok, ho sbloccato un evento boss. Dopo ce lo andiamo a fare. È sempre contro l'anfibio, quindi non so se ce la farò. Devo gestirmelo bene, sono un pirla, non sono bravo a giocare. Sotto la superficie scopri. Ok, questo è l'altro terremoto che andiamo a fare. Ortogone gigante, Mosasauro, Ortocantus, loro hanno Auffiosauro grossissimo, sono grossi, mi sa che devo andare con i grossi pure io. Allora, io vado Ortocantus che è più o meno alla pari. Grotta ci dobbiamo andare col... No, lui è più alto di attacco, diciamo che dimezzando alla fine... In aerea ci potremmo arrivare con l'agnosauro senza salmosasauro. Però tanto dobbiamo fare solo questo evento, quindi potrei pure azzardare peso. E l'altro invece è conchiglietta Ortocantus. Però io ce l'ho troppo basso, Zugo. Beh, diciamo che non è un problema perché è l'ultimo che affrontiamo se non fanno change. Allora, facciamo così. Visto che quello che ho il centro è più attacco, facciamo mosasauro. E il terzo provo con... abbiamo detto... Il Tsukodo. Dai, andiamo col Tsukodo. È 200.000, quindi pure se dovessi sbagliare si può ripetere. Ok, uno da parte. Stessa giocata. Vediamo un po' se ci gira bene. Scambiodino sicuramente, perché non è un evento aggressivo. In aria attacca secco, quindi ci dà un vantaggio enorme. Niente male, oserei dire. Voilà. E voilà. Quindi già abbiamo creato il nostro vantaggio. Bene. Adesso lui con due attacchi ovviamente mi ucciderà sicuro il Mosasauro. 100-100. E adesso andiamo con la nostra tranquillità, tra virgolette, Ortocantus con metà vita. Ok, due attacci butta... No, ci vogliono tre attacchi. Vedete perché è leggermente diverso l'attacco più basso. Ha fatto fare uno spreco. Però lui ovviamente c'ha poco attacco, quindi mi deve attaccare tre volte. E noi con il nostro bellissimo Tsukodo, ovviamente più basso, lo teniamo per ultimo e attacchiamo a bestia. Ciaone. Portato a casa anche questo bellissimo terremoto acquatico, tra virgolette, se lo possiamo chiamare così. Sipactinus, 460 DNA. E ritorniamo quasi a 40.000 di DNA. Dino dollari e siamo a 7.800. Pactinus, e ci siamo. GV 325 in altri 650 GV. Torniamo alla bellezza di 6.004 e lo sblocchiamo, anche se mi ricordo di averlo già. Io ho veramente dei grandi dubbi su sta cosa. Allora, invia Owen, gioca. Dai, facciamocelo. Guarda che coda strana.
Ok. Voilà. 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 Oggi c'è un ottimo ritmo su questo punto di vista. Ok. Ole. Bam! Fatto! Da non credere. Mamma mia! Sto facendo magia oggi. Aspetta, mo guarda, mo me frega in qualche maniera. E wa. La, 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 la. No, come ho fatto a sbagliare l'ultimo? Dai, non ci credo che ho sbagliato l'ultimo. È impossibile. No, dai. Erano invertiti. Che cattiveria. Perfetti. Però non ci arriviamo al perfection, mi sa. Un'altra volta? Liscio. Dai. Vabbè, non ho fatto il perfection. Ho fatto cattura. 3000 di esperienza buonissima e 3 solo dei punticini per quello. Va bene, ci accontentiamo. Intanto prendiamoci la robina. Voilà, grazie. Siamo a 500 a 1000 se non erro. Si sblocca per fare l'altro ibrido pterosauro. Perfect. Allora, ottieni qua sempre lo stesso. Allora, ho sbloccato un evento battaglia boss che è uguale a quello dell'altra volta. Abbiamo sempre lo stesso problema. Me l'azzardo di nuovo, e stavolta ci vado più pesante. Invece di pensare a fare bonus potenziamento, me carico. Quindi faccio uno sbaglio, tra virgolette. Perché lui con 3 attacchi mi può attaccare. Ok? Però se carica scudo so guai. Vediamo un po' che fa. Allora, io c'ho paura a fare st'azzardo. Perché l'altra volta mi è andata bene, ma non troppo. Proviamo. Ti prego. Non attaccarmi. No, c'ha 3, non mi attaccherà. Non attaccare, ti prego. Non ci credo, ha attaccato 2. Ok, forse possiamo farcela. Prova ad attaccare 6. Non mi frega niente del potenziamento. Sbam. Portata a casa. 100-100. Voilà. Salamandra 16. Ciaone. E ci portiamo altra robina a casa. Cosa ci portiamo? Ok, ruota dei premi. Vediamo un po' se ci dà le ambre come sempre o ci dà roba buona. Ambre, te pare? Posso ruotare di nuovo però, erano pochi dino dollari. Yes, vai. Altre ambre? Altre ambre? Vai, altre ambre, te pare? Niente male, le ambre stanno a 91.000. Stiamo andando veramente bene. Ditemi se tenerle ancora da parte e aspettare qualche offerta cicciotta oppure fare altro. Ecco, questa è una che invece non comprendo, perché sono tanti i boss da fare e non penso di riuscirli a fare tutti. Anche perché mi dice 1, 2, 3. Cioè, come se potessi mettere più dinosauri. Mi conviene fare una cosa del genere, anche perché costa ricompensa dominio. Alla fine dà la stessa cosa, però dà più o meno la stessa roba. Quindi non conviene questo da 4, sinceramente. O lo dà ogni pass, ma non penso, mi sa che bisogna farne 4. Quindi non sia mai. Allora, qua non so, queste sono le classifiche. Diciamo che abbiamo fatto tutto. Questo Ghost ancora non è fattibile perché ci costa 10 milioni. È improponibile. Ok. Metti alla prova la tua forza. Facciamo questo qua, ricompenso di NS, e così ci portiamo a casa qualche altra cosina. Allora, questo è quello che bisogna giocare a paralleli, no? A 3, ovviamente. Quindi noi ci andiamo sempre con il nostro Maciunga, che dite? Ci andiamo con i Maciunga? O con il Limno? Potremmo andare pure con i Limno. 4, 8, 10. No, questo con 2 attacchi butta giù. Dai, su. Andiamo con roba che sappiamo. 4, 8, 12. Diciamo che questo con 3 attacchi va giù, però è meglio essere precisi. Dai. Dove stanno i miei Maciunga? No, il Limno. 6, 12, 18. 2, 66. No, non ci riesce. 7, 14, 21. Triceratopo. Proviamo col Triceratopo. Dovrebbe riuscire. Dovrebbe essere giusto. Io mi scordo poi, perché questi non li faccio quasi mai. Uno da parte. Ok. Se mi attacca 2 adesso, abbiamo vinto. Se no bisogna fare il 1-2. Ok. Lui c'ha 3. Se mi attacca 3 adesso abbiamo vinto. Ok, attacca 2. Abbiamo vinto uguale però, perché attacchiamo 5. Sbra. Ciaone. E il primo l'abbiamo portato a casa. Su 3, quindi ci vuole relativamente poco. Ok, vediamo. Questo per darci del DNA, se non erro. Qualche DNA non è tantissimo, ma può essere sempre buono. Allora, ritorniamo in giù.
Triceratopo di nuovo, così siamo sicuri. Tanto cambia soltanto la meccanica del, al massimo del boss. 50.000 di costo è pure poco. Ok. Uno da parte, vediamo un po' cosa fa. Se attacca uno abbiamo vinto. Ma pure se attacca due abbiamo vinto, non è che... No, non attacca. Rifacciamo un 1-2. Difende 2 stavolta. Ok, quindi non c'hai vantaggio, proprio zero. Non attacca, ovviamente. Quindi c'ha 2 massimo lui. Noi con 3 lo battiamo, quindi 5 è vittoria. Per forza di cose. Molto easy. Vabbè, ma questo è un evento basico e prende qualche DNA all'inizio. Però a noi non è che ci fanno schifo il DNA, eh. Sia mai. Poi ci dà pure punti per l'evento quello finale. Quello lì a 30 giorni, 25 giorni. Quindi sarebbe il caso di farlo, così se lo levamo di mezzo prima quell'evento, per sicurezza. Se mai succede qualcosa, c'è una festa di mezzo. La vita può darci di tutto, può darci qualsiasi situazione strana. Vediamo un po' se questa volta attacca 2, che cambia meccanica. Per ora sembra di no. Non ancora, va bene. Un armor 2. Ci siamo. Voilà. Ha fatto 2 di armor, non ha attaccato. Quindi ovviamente abbiamo rivinto. Voilà. Ok. E anche questo DNS portato a casa, quindi bustinina. Punto per la missione fatta. E ovviamente DNA. Vediamo un po' cosa ci capita. Bustina. Ah no, non ci dà i punti GV, perché ovviamente se prendiamo DNA non ce lo dà. Va bene. Quindi ci siamo portati avanti un altro pezzettino di questo sconto fra titani. 17 su 25. Quindi da qualche giorno finiremo. E questa bustina con lo sconto fra titani, se lo completiamo, ci dà l'Ornithocheirus leggendario, che penso sia interessante, ovviamente a livello 1, però 500 dino dollari non è che mi dispiacciono, eh. Allora ragazzi, questa era la puntata di oggi. Abbiamo fatto una missione storia, che siamo andati avanti, abbiamo fatto tutti gli eventi disponibili, abbiamo alzato di nuovo i nostri GB, abbiamo visto l'offerta quella giornaliera come avete detto voi, abbiamo fatto anche delle battaglie di quelle lì per la fuga dei dinosauri, quindi degli Owen. Ovviamente fatemi prendere tutti i sordini, così mi alzo un po'. Ovviamente non siamo saliti di livello, quindi ancora non posso fare un upgrade degli spazi. Mettiamo a fare un po' di ciccia qua. Se può potenziare 3.000, ma manco se mi paghi. A posto. E non sono andato a prendere i soldi da questo dino. Non so se posso potenziarlo. Fai vedere. No, ci vuole 1.300 adesso per farlo diventare ghiozzo. Allora, questa era la puntata. Arriviamo a 1.000 like. Condividere il video. Iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E passate anche dal video di prima, che è Monopoly Go.